Buongiorno a tutti, benvenuti. Vedo che siete in diversi collegati, tanti volti conosciuti, nomi conosciuti. Grazie per per la vostra presenza all'Alsia in questa stanza, in questa sala convegni virtuale dell'Alsia. Oggi parleremo di un caso particolare, di una realtà molto piccolina, che è quella dell'Alta Valdagri e delle pomace presenti in Alta Valdagri. Conosciuti, grazie per questo, per la vostra presenza. Vediamo se va bene. No. Ok, allora posso riprendere. Benvenuti a tutti. Questo incontro è anche, abbiamo come ospite che ci saluterà il presidente del Collegio dei Periti Agrari di Potenza, a cui passerò subito la parola per un saluto. Ho messo in chat i riferimenti per chiedere comunque sia come periti che chiunque voglia avere un attestato specificando il proprio nome alla mia mail. Do appunto il saluto anche del direttore dell'Alsia, il professor Crescenzi, che per altri impegni inderogabili non è potuto essere qui stamattina con noi. Passerei subito la parola a Mauro Finiguerra, che è il presidente del Collegio dei Periti Agrari. Prego. Buongiorno a tutti, grazie per la possibilità di partecipare a questo webinar, a questa giornata formativa e quindi grazie all'Alsia, grazie agli organizzatori e ai relatori per quanto ci diranno. Credo che l'argomento sia di strettissima attualità, ne sono convinto anche perché sentiamo parlare spesso nella nuova PAC di Green Deal, quindi un'attenzione sempre più marcata verso la salute dei consumatori, l'ambiente, la sostenibilità, ragione per cui mettere a punto dei nuovi sistemi per il controllo dei patogeni in vista dell'impegno assunto dall'Europa di ridurre entro il 2030 del 50% l'impiego degli agrofarmaci, ci consente ovviamente di apprendere nuovi sistemi o sistemi in corso di validazione che ci consentiranno, almeno per quanto riguarda l'aspetto della consulenza tecnica, ci consentiranno di poter dare quel necessario supporto alle aziende agricole. Bene, io non voglio rubare tempo ai relatori, per cui ringrazio e saluto tutti quanti e buon lavoro. Grazie davvero per essere presente ai nostri incontri e è un piacere avere anche tutti coloro che sono iscritti appunto a questo collegio e che naturalmente sono una preziosa fonte di collaborazione tra il pubblico e il privato, insomma, ecco. A questo punto proverei a condividere il mio schermo. Vediamo. Non so se riuscite a vederlo, magari mi date un segnale perché io adesso non vedo più No, Camilla, nulla. Non no, devi ancora fare la condivisione. l'ho fatta. E allora riproviamo. Condividere lo schermo. Tu sei co-host, quindi sei abilitata alla condivisione. Ok, condividi. Ora mi dite. Perfetto, adesso si vede. Devi Vede. avviare la presentazione. Modalità Sei presentazione.
Col tempo il mio computer sta pensando. Ecco, vedete? Se mi date un segnale, va bene così? Benissimo. Perfetto. E allora siamo qui con questo argomento che appunto ormai conosciamo, noi che siamo tutti qui. E volevo dare un caro saluto veramente di benvenuto a tutti quanti, voi che avete voluto partecipare a questo incontro così di nicchia, diciamo, ecco. E, grande grazie al dottor Boselli, Amaro Boselli, che ci ha dato il suo tempo, la sua esperienza, insomma, per rispondere a questo che è un quesito che noi gli poniamo dalla Val d'Agri. E vorrei salutare anche il professor Fabio Molinari, che è stato con noi tanto tempo. Nella presentazione vedrete anche il cenno ai modelli previsionali, al modello previsionale. Modello a ritardo variabile della carpocapsa che noi utilizziamo ormai da anni in Val d'Agri e che è frutto del lavoro della regione Emilia-Romagna con le colleghe Butturini e Tiso dell'Emilia-Romagna e dell'Università del Sacro Cuore di Piacenza con appunto il professor Fabio Molinari che conosce molto bene la nostra realtà, lo ringrazio. Alla sapienza invece del dottor Boselli, io oggi diciamo faccio soltanto, pongo questo quesito, quindi inquadro la situazione, chiederei poi, siccome farò un caso particolare di un'azienda poi in particolare della nostra valle, chiederò subito dopo il mio intervento a Mimmo Tropiano, che è uno appunto degli imprenditori che ha realizzato questa prova, se vuole introdurre qualche altro particolare o se ho sbagliato insomma in qualcosa nella presentazione, così che il dottor Boselli ci possa rispondere al meglio al nostro quesito. Ecco, questo è un seminario particolare perché non mettiamo in evidenza una cosa andata bene, ma una cosa che invece è un'esperienza che non è andata bene, insomma, come vedrete. E quindi vorremmo capire comportarci in futuro. Abbiamo messo a fuoco, insomma, una serie di criticità, però poi, appunto, il dottor Boselli, in Emilia-Romagna, appunto, da tempo si utilizza l'argomento, appunto, della confusione sessuale nei confronti della carpocapsa, che è l'insetto chiave del meleto, soprattutto, insomma, ma anche del pereto. E quindi speriamo che possa darci qualche risposta per vedere come continuare in seguito. Ecco. Io partirei con uno zoom, diciamo, dall'alto e poi zoomerei sulle nostre aziende. La nostra è una piccola valle, bellissima valle, che si trova a 650 metri sul livello del mare, la vedete, qui all'inizio della valle, la Valle dell'Agri. L'Agri scorre con la valle da ovest a est, più o meno, e sfocia poi nel Mar Ionio. Noi siamo nell'alta Valle dell'Agri, vedete, una valle molto in alto, appunto, circondata, lo dico per chi appunto non è di qui, perché vedo che ci sono anche connesse delle persone che non conoscono la nostra realtà, la nostra piccola realtà. Abbiamo una corona di montagne che superano anche i 2000 metri. Oggi innevate, proprio oggi ha fatto una delle prime nevicate in montagna, quindi diciamo un po' una valle altoatesina, ecco. Qui è una valle molto ricca di acqua, è il vero petrolio della nostra area è l'oro blu delle acque. Qui è la diga del Pertusillo, uno sbarramento artificiale che dà acqua a molte aree della Basilicata e della Puglia. Ecco, vedete qui al di là poi abbiamo la Campania e arriviamo a 2006 metri. Ecco, in questa valle abbiamo una piccola realtà frutticola con antichi, diciamo con antichi fruttiferi, quindi vite e olivo, quindi diffusi un po' in tutta quanta la valle, soprattutto nelle aree collinari. Nel fondovalle invece abbiamo quelli che sono ormai ridotti a pochi ettari, diciamo fino a 10 anni fa avevamo
di melo 250 ettari, ora ne abbiamo 30, di pero 50 ettari, ora ne abbiamo 15, un nuovo fruttifero invece è il nocciolo che è arrivato oggi a 30 ettari anche per i contratti che si stanno facendo con la Ferrero. Quindi appunto, come vedete, parliamo di una piccolissima area rispetto alle grandi comprensori, sia frutticoli della Basilicata, che sono quelli del Metaputino, ma che non hanno pomace, sia quelli di altre aree naturalmente, come quelli dell'Emilia Romagna. E in quest'area gli agricoltori sono molto sensibili alla riduzione dei trattamenti, a ridurre proprio l'impatto sull'ambiente, e alcuni anni fa abbiamo fatto una prova di confusione sessuale con i RAC, però la caratteristica delle nostre aziende è che si tratta di aziende molto piccole, quindi piccole anche quindi al di sotto dei 5-5 ettari, anche un po' frammentate, quindi con corpi non, come vedremo, insomma, irregolari, quindi non proprio quelli che sono adatti a questa tecnica di confusione. E quella che facemmo come prova proprio da parte dell'azienda sperimentale Bosco Galdo alcuni anni fa non andò bene, anche perché appunto non facemmo un trattamento sulla prima generazione, poi perché si trattava di appezzamenti molto, molto piccoli. Quest'anno tre agricoltori del comprensorio ad ovest della nostra valle hanno invece provato una ulteriore prova di confusione utilizzando i puffer. Noi utilizziamo per in tutto quanto il comprensorio per dare le allerte dei trattamenti, utilizziamo dei campi pilota, e questi tre imprenditori agricoli che hanno scelto di fare confusione sessuale sono quelli che normalmente sceglievamo come campi pilota, e quindi abbiamo continuato tanto più, diciamo, con questa prova a monitorare i loro campi, sia con l'installazione di trappole all'interno e all'esterno delle zone in confusione, e sia con i monitoraggi sui frutti e sulle piante che noi facciamo, monitoraggi che facciamo settimanalmente. Quindi noi, diciamo, non è una prova dell'azienda, ci siamo trovati, diciamo, in una scelta che hanno fatto questi imprenditori. Comunque volentieri naturalmente abbiamo, e tanto più abbiamo seguito i loro campi. I venti dominanti sono provenienti da Ponente, dai quadranti di Ponente, quindi vanno lungo la valle, scorrono, diciamo, un po' lungo la valle, da Ponente a Levante, quindi da ovest a est, e questi ci servono naturalmente, importante appunto per la confusione. E, ecco qui, questi sono diciamo le tre aziende che in questo comprensorio hanno scelto di fare confusione. Io seguirò essenzialmente l'azienda 1, l'azienda del signor Tropiano, che poi appunto potrà aggiungere qualcosa alla mia presentazione, magari correggere se ho sbagliato qualcosa, volentieri. Quindi questa azienda, l'azienda Tropiano, presenta due campi. A sinistra vedete il campo di pero, a destra quello di melo, e quello che vedete appunto con i puntini gialli rappresentano i puffer che la ditta ha installato, quindi che sono stati installati secondo le indicazioni della ditta produttrice. Le altre aziende le vedete vicine. Quindi all'interno di queste aree con i puffer sono state messe delle trappole, due nel pero e quattro nel melo. All'esterno invece sono state messe delle trappole nelle aree non in confusione. Per quanto riguarda il pero, a sinistra vedete l'azienda 2 che ha una serie di appezzamenti che sono in confusione, e che invece l'appezzamento che vedete con il poligono rosso è un appezzamento di melo e pero che è vicino all'azienda 1 in confusione, che però non è in confusione. In questo appezzamento, con un po' di ritardo in verità, abbiamo messo le trappole relative appunto all'area non in confusione, quattro trappole. A destra invece, per quanto riguarda il meleto, nel
avviciniamo all'area del Pero, sono due. Non so per gli altri, ma io ho problemi di audio. Sì, ci sono allora problemi di connessione, ci sono. Sì. Scusatemi, ho perso il collegamento. Mi sentite? Sì, sì. Benissimo. Allora scusatemi, mi dispiace, devo ricondividere lo schermo. Purtroppo qualcuno direbbe il bello della diretta o il brutto della diretta. scusatemi un momento, ricondivido lo schermo, speriamo che non ci siano altri problemi. Quindi mi stavo avvicinando con il nostro Zoom. Ecco qua. Quindi abbiamo il Pereto quindi è l'area in confusione, l'area non in confusione, lì abbiamo appunto, abbiamo messo in questo poligono quattro trappole per il Pero. Poi, e quindi questo insomma ci avviciniamo ancora di più, ecco questa è la forma del Pereto. Invece per quanto riguarda il Meleto, eccolo qui, sempre dell'azienda Tropiano, qui ci sono 10 puffer che sono stati appunto dislocati, all'interno sono state messe 4 trappole all'interno dell'area in confusione, 2 nell'area non in confusione che vedete nel rettangolo in alto. E qui sono oltre 5 ettari. Le trappole, queste sono le trappole dell'area in confusione, hanno catturato una sola volta il 4 maggio, quindi una sola cattura, quindi il 4 maggio nelle due trappole, dopodiché non hanno più catturato sul Melo in area in confusione. Invece sul Meleto in area non in confusione ci sono state sulle due trappole tre catture, una il 2, una il dunque una il 2, una il 12, una il 28 maggio. Ecco, vedete, scusate, uno il 4, uno il 22, uno il 29 maggio, ho dimenticato, eccole qui, comunque le ho riportate. E la cosa importante è che poi nel monitoraggio del 29 maggio sono stati riscontrati, facendo il monitoraggio sui frutti, è stato riscontrato una percentuale di danno dell'1%. È stato avvertito naturalmente l'imprenditore, che però non ha ritenuto di non fare il trattamento su questa prima generazione nel Meleto, perché non si era superata la soglia di catture. E in realtà poi di catture non ne avremo più dopo il 29 maggio, sia nell'area in confusione del Meleto, sia nell'area non in confusione sempre del Meleto. Però insomma la presenza di una cattura intanto nell'area in confusione e poi la presenza dei danni insomma mi aveva preoccupato, anche considerando appunto il precedente di alcuni anni fa sulla prima generazione. Su questo poi ci aiuta, diciamo, al di là delle catture che abbiamo avuto, appunto, ci aiutava il modello previsionale, comunque il modello a ritardo variabile che noi abbiamo preso dall'Emilia Romagna e che abbiamo validato da noi per diversi anni e che è utilizzato nell'allerta appunto del sistema. E ci dice, per quanto riguarda gli adulti, la presenza di adulti ci dice un picco di presenza appunto tra il 24 e il 28 maggio, mentre per quanto riguarda la presenza delle larve ci dice che la generazione della prima generazione di larve inizia il 15 maggio e termina il 22 luglio, quindi questo danno che c'è stato il 29 maggio, insomma era proprio un danno, la presenza di larve insomma ci preoccupava naturalmente. Su questa prima generazione, a livello comprensionale, poi noi abbiamo degli altri campi naturalmente che utilizziamo come campi pilota anche in altre aree della valle, e l'insieme dei dati l'insieme dei dati del modello, dei campionamenti, quindi dei monitoraggi sui frutti e dei campionamenti delle
catture in campo nelle trappole, a feromoni ci consentono di dare dei messaggi, quindi non soltanto di costruire il bollettino settimanale, ma anche di dare delle allerte tramite SMS, che sono molto più, immediati, che allertano appunto gli imprenditori a fare appunto questi trattamenti. Questi sono esempi di alcuni SMS che abbiamo dato sulla prima generazione. In realtà poi quando a luglio, quindi siamo sempre sul melo, ma sulla seconda generazione a luglio si sono avuti tanti danni, quindi abbiamo visto appunto tramite i monitoraggi molti danni sui frutti, sia all'interno che al di fuori della confusione sessuale, è stato fatto un trattamento il 20 luglio con un ovicida. Qui ancora utilizziamo gli ovicidi, un chitino inibitore che appunto è meno costoso. Quindi il 20 luglio all'inizio della presenza delle uova e delle larve, poi insomma e delle larve. E quindi come vediamo dai modelli previsionali, dalle curve dei modelli. Spostandoci poi sull'area del Pereto, qui c'è stata una sola cattura nell'area in confusione, mentre nell'area non in confusione ci sono stati dei picchi di catture che seguono proprio quelli che sono i due picchi, diciamo, della presenza di adulti, che ci dà anche il modello. Qui le trappole sono state messe un pochino più tardi e quindi non abbiamo l'inizio del volo con le trappole, però notiamo insomma questo picco, tanto che l'imprenditore, che questa volta è un altro imprenditore che dell'azienda 2, in quest'area non in confusione su Pero e Mero, effettua un trattamento il 16 maggio e un secondo sulla seconda generazione il 29 luglio. Quindi lo abbiamo qui, l'ho raccolto quindi in questa slide, che mi dà appunto la presenza, cioè la situazione dell'area in confusione. Vedete che abbiamo un picco a sinistra del primo volo, anche se non si vede bene perché appunto dicevo abbiamo messo le trappole un po' tardi, e il secondo volo con due picchi in effetti ha il modello ci dà un picco tra il 18 e il 24 agosto, quindi il primo picco tra il 24 e il 28 maggio secondo il modello, un secondo picco nella seconda generazione tra il 18 e il 24 agosto. E qui appunto nell'area sul Pero non in confusione vengono fatti questi trattamenti il 16 maggio e il 29 luglio. Quindi il primo con il 16 maggio con un larvicida, il secondo il 29 luglio con un ovicida. Quindi ho messo le due curve che riguardano la presenza di larve e la presenza di uova nelle due generazioni che mi dà il modello previsionale. Questi sono invece messaggi, alcuni esempi di messaggi di SMS che abbiamo dato sulla seconda generazione. Sulla seconda generazione. Ecco, questi invece i trattamenti che sono stati fatti nelle tre aziende, sia sul melo che sul Pero. Vedete, nella prima azienda è stato fatto un trattamento nell'area sul melo, in area sia in confusione che non in confusione. Uno il 20 luglio con Alcystin, quindi un ovicida, e il secondo il 25 agosto con Coragen. Per quanto riguarda il primo trattamento, sulla florina, soltanto sulla varietà florina, che poi è quella che ha avuto tra quelle in confusione un minore danno, è stato fatto l'affirmo e ripetuto poi il 30 luglio. Invece sul perenne Pereto, nell'azienda 1, è stato fatto nell'area in confusione un solo trattamento con Arfirm il 20 luglio. Vedete che sul Pereto non ci sono stati danni, mentre sul Meleto, nel Meleto nell'azienda 1, ci sono stati notevoli danni, sia su Golden che su Red che su Golden, quindi che sono arrivati anche al 90%, mentre la Florina ha avuto un danno meno nell'azienda 2, dove nell'area in confusione è stato fatto un trattamento il 29 luglio Sistin, si è avuto 90-100% di danno, mentre nell'area non in confusione
sono stati fatti due trattamenti e sul pero non c'è stato nessun danno, e sul melo il 10% di danno. Nella terza azienda invece è stato fatto due trattamenti con Affirm il 15 luglio e il 30 luglio e c'è stato un gravissimo danno, insomma, sulle mele, inferiore per quanto riguarda invece le pere. Ora dobbiamo tener conto anche di quelli che mi sono stati riferiti come spese, insomma, perché diciamo la scelta anche di un nella scelta, quindi nell'utilizzo di una tecnica, è importante vedere sia l'aspetto tecnico, quindi la fattibilità, sia l'aspetto ambientale e di pulizia, insomma, del frutto, diciamo di un frutto con pochi trattamenti, e l'impatto ambientale, ma anche naturalmente la parte economica, l'aspetto economico. Mi riferiscono appunto questi imprenditori di questo comprensorio che come costo medio annuo ad ettaro per i due o tre trattamenti che vengono fatti, insetticidi contro la carpocapsa normalmente, insomma, sono 140 euro, mentre per la confusione sessuale sono 250 euro ad ettaro. Per quanto riguarda il melo, questo. Per quanto riguarda invece il pero, un po' di più, perché vengono, come per quanto riguarda i trattamenti, 550 euro ad ettaro, e la confusione è sempre lo stesso, perché si utilizzano dei trattamenti un po' più, dei prodotti un po' più costosi. Consideriamo che il pero soprattutto aderisce alla filiera della Zueg a residuo zero. Ecco, io come introduzione, quindi come presentazione del quesito, avrei finito, perché appunto, ecco, cosa vogliamo fare, cosa si può fare? Dobbiamo rinunciare alla confusione? Oppure si può invece fare con modalità magari diverse e con compatibilmente appunto con dei costi che possono essere naturalmente convenienti anche per gli imprenditori. Io a questo punto vorrei dare la parola, se vogliono appunto intervenire, Mimmo Tropiano, che magari ci può dare una, magari precisare, insomma, se ho fatto degli errori, soprattutto per i costi. Ecco, Mimmo, ci vuoi dire qualcosa tu, vedi un po' se ho sbagliato, se ho detto bene, oppure se vuoi introdurre altre informazioni, prego. Sì, buongiorno. Volevo intanto chiarire il fatto dei costi. Ok, un momento, ci provo. Condivisione. Eccomi qua. Vado? Va bene? Tolta? Sì. Ok. Vediamo. Allora, per quanto riguarda il discorso dei costi, quel valore di 550 euro per il pero non è esatto. Evidentemente ci siamo nel trasmettere i dati c'è stato un po' di confusione, è più basso. Quello che volevo dire, noi abbiamo preso questa decisione perché volevamo abbassare l'uso degli insetticidi tradizionali e quindi vedere un pochino se è percorribile il discorso della confusione sessuale per dare un prodotto più sano, più genuino, anche perché sapevamo che in altre aree si andava in quella direzione, quindi anche noi avevamo deciso di fare questa esperienza. Le difficoltà che noi abbiamo avuto è stata quella di non avere sapevamo che sulla prima generazione bisognava in un qualche modo intervenire, però non siamo riusciti mai a capire l'esatto momento in cui dovevamo intervenire, essendo in assenza di catture, e quindi quando posizionare l'intervento. Noi i prodotti li avevamo anche acquistati per intervenire sulla prima generazione, però la difficoltà è stata capire quando. Questo è tutto. Io in questo modo qua me lo spiego. Io ho anche contattato la ditta che ci ha fornito i buffer e gli dissi: guardate, ma noi non stiamo avendo catture.
E allora, ma se non avete catture, non intervenite. E poi abbiamo capito che il tipo di trappole che utilizzavamo per il monitoraggio non erano proprio il top per quanto riguarda il monitoraggio in confusione sessuale. E quando poi ci siamo accorti che ci stavano i danni, siamo intervenuti come abbiamo potuto, però insomma oramai il danno era fatto e basta, insomma. Grazie Mimmo. A questo punto c'è anche Domenico Vita qua insieme a noi. Buongiorno, c'è Giovanni Pietrasanta. Se volete intervenire voi, dire qualche altra cosa, non so Giovanni, oppure proseguiamo e magari intervenite dopo. Giovanni, dici? Ok, proseguiamo allora e poi magari... Giovanni, non ti sentiamo. Devi dare... Attiva l'audio, Giovanni. Mi sentite? Sì. Ok. No, va bene così, ha detto tutto Mimmo comunque. Ok, allora darei la parola al dottor Boselli che risolverà il nostro enigma. Grazie. Allora, prima cosa, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. Allora, io, visto il poco tempo, vi ringrazio dell'invito, ringrazio la dottoressa Nigro per l'invito. E io fino a qualche anno fa lavoravo al servizio fitosanitario e mi sono occupato di carpocapsa, purtroppo, perché a fine anni 90 abbiamo avuto grossi problemi di carpocapsa, questo dovuto al fatto che avevamo popolazione, cioè la difesa ripostata soprattutto con l'IGR, regolatori di crescita, di mielina, cistine, eccetera, e fosforganici. E abbiamo avuto popolazioni resistenti a questi due prodotti. Perciò, diciamo, a un certo punto le linee di difesa normali non tenevano più. Perciò abbiamo avuto grossi problemi di danni e lì abbiamo cercato di introdurre sistemi nuovi. E alternativi per certi versi, poi sono usciti nuovi prodotti come poi magari vediamo dopo nella presentazione, e devo dire adesso i problemi di carpocapsa non ci sono, purtroppo il pero, diciamo in Emilia Romagna abbiamo soprattutto pero e meno melo, e i problemi sono molto gravi dal punto di vista fitosanitario, ma non dovuti a carpocapsa, ma dovuti alla per quello che riguarda gli insetti, alla cimice asiatica, e per le malattie fungine alla maculatura. Perciò, diciamo, il pero è una coltura abbastanza difficile, forse un po' più difficile che il melo, diciamo, dal punto di vista della difesa fitosanitaria. Però, diciamo, problemi di carpocapsa non ne abbiamo. Poi magari adesso vi spiegherò un po' le cose, magari condivido adesso la presentazione, se sei d'accordo, spero di riuscire. La vedete? No. Ancora no? Aspetta, sto facendo qualcosa di sbagliato. Condivisione qua. La vedete? Sì. Sì, adesso spero okay. In modalità presentazione. Qui siamo arrivati alla fine, niente. Siamo partiti dalla fine. Ecco, sono un po' di diapositivi. Spero di... Allora, io volevo... vedete mi date un cenno? Vedete la presentazione? Sì? Tutto a posto? Sì, grazie, okay. A posto, grazie. Allora, io vorrei partire soprattutto, diciamo, un po' far capire un po' la biologia dell'insetto, perché mettendo in risalto, diciamo, un po' quegli aspetti che possono servire per la difesa, ecco, diciamo, chiaramente non voglio fare una lezione di entomologia, soprattutto in presenza del professor Molinari, ecco, diciamo così. E allora, diciamo,
vado velocemente. L'insetto come sverna? Sverna, in questo periodo abbiamo un insetto che come larva, sverna come larva matura nel tronco, localizzato soprattutto nella parte nord del tronco, ed è, diciamo, resiste, anche se adesso avete freddo, c'è la neve, eccetera, sicuramente l'insetto non muore per il freddo, perché può rimanere anche a temperature di 30 gradi sotto zero, cioè ha dei sistemi per poter resistere a basse temperature. Perciò sicuramente il freddo invernale, non quelle popolazioni che purtroppo avete nei vostri frutteti, rimarranno anche per il prossimo anno. Ecco, insomma, non è che un'annata particolarmente fredda possa abbassare la popolazione. Vabbè, diciamo, dopo, ecco, andiamo verso il periodo in primavera, diciamo, inizia la formazione della crisalide, sia a partire da fine marzo a inizio aprile, diciamo, questo è il periodo in cui si formano le crisalidi e poi, diciamo, inizia il volo. Ecco, questo è un aspetto molto importante, l'inizio del volo. In genere, diciamo, i maschi volano leggermente prima, qualche giorno prima, c'è una proterandria, che si dice in termine tecnico, lo sfarfallamento delle femmine prima dei maschi. Qui ci sono, in questo grafico, che voglio far vedere, per degli anni abbiamo seguito abbastanza in maniera puntuale il ciclo biologico, appunto per dare quelle indicazioni agli agricoltori, per mettere appunto anche il modello previsionale, per fare una verifica in campo. In questo caso avevamo messo anche oltre ai trappole feromoni, in un campo abbandonato, non trattato, anche una trappola luminosa. Le trappole luminose catturano sia i maschi che le femmine. In cui si vede, diciamo, in questo grafico, qui l'inizio delle catture, sia con le trappole feromoni e sia con la trappola luminosa dei maschi, e qui nella linea rosa le catture delle femmine, per ciò che avviene qualche giorno dopo. Qui siamo a fine aprile, inizio di maggio. Questo è un dato di una ventina del 2000, del 1999, credo, insomma, molti anni, in quel periodo che vi dicevo avevamo problemi di carpocapsa. Poi il volo prosegue, come vedete, in maniera abbastanza sostenuta. Diciamo, da noi abbiamo tre generazioni. Allora, gli adulti, una caratteristica della carpocapsa è quella di fare piccoli spostamenti nei frutteti, cioè non è un insetto che si sposta molto. Questa è una cosa molto importante. Se noi nel frutteto abbiamo un focolaio, sicuramente catturiamo più in una parte del frutteto, sicuramente in quella parte del frutteto dove abbiamo catturato, negli anni seguenti noi cattureremo sempre di più. Cioè, è un insetto che si sposta molto molto poco. I maschi un po' di più, le femmine invece fanno pochi spostamenti brevi, sono le femmine che poi depongono le uova, da cui nasceranno le larve, eccetera. Perciò, diciamo, un territorio è abbastanza territoriale, l'insetto, non è il termine giusto, ma tanto per far capire. Perciò anche appezzamenti relativamente vicini possono avere dinamiche di popolazione completamente diverse. Cioè, appezzamenti che sono distanti 400-500 metri, possiamo avere due popolazioni, questo l'abbiamo visto anche col discorso delle resistenze, no? Popolazioni che, rispondevano in maniera diversa ai prodotti, ma anche se erano relativamente vicini, parliamo di 300, 400, 500 metri. Perciò ogni appezzamento ha una sua popolazione, perciò non c'è un grosso scambio tra frutteti vicini. Ecco, insomma. Allora, gli adulti possono vivere 20 giorni, ma normalmente 10-12 giorni, soprattutto in estate, diciamo, chiaramente non hanno un'attività abbastanza breve, in questo periodo devono accoppiarsi e deporre le uova, perciò è un periodo di tempo molto, molto limitato. Perciò le femmine hanno già le uova in parte sviluppate, perciò dopo l'accoppiamento, che può essere, la femmina si può accoppiare una volta o più volte, con maschi diversi, comincia a deporre le uova. Normalmente vengono deposte ogni femmina
dalle 25 alle 60 uova. Chiaramente le femmine che derivano dalle crisalidi svernanti sono meno feconde, hanno meno, depongono meno uova, dalle 25 alle 35, quelle invece della generazione estiva sono più feconde e possono deporre un numero di uova nettamente superiore, quasi del doppio. Allora, adesso qui non, la deposizione delle uova avviene soprattutto nella rosè, cioè vengono soprattutto in prima generazione, vengono fatte sia nella borsa, non so, vedete la freccia? Si vede la freccia? Sì. Sia nella borsa fruttifera, sia nelle foglioline vicino al frutto, non sul frutto, soprattutto all'inizio, prima almeno della cascola naturale. Perciò questi sono punti di deposizione che comunque dove non c'è un rapido accrescimento della vegetazione. Perciò i trattamenti fatti in questa epoca su questa vegetazione rimangono per molto tempo, perché comunque l'insetto non va a cercare germogli in accrescimento, ma la rosetta, diciamo, punti vicino ai frutti. Poi man mano che ci si sposta verso la stagione, nel corso della stagione, la deposizione avviene anche sul frutto, però principalmente sia sul pero e anche sul melo la deposizione avviene in vicinanza del frutto, e questo è un altro aspetto che può essere sfruttato, perché comunque dopo la larva deve andare a raggiungere il frutto e in questo periodo risulta abbastanza vulnerabile. Questo dato lo metto anche perché diciamo noi in passato per valutare diciamo la presenza dell'insetto insomma si possono fare anche dei campionamenti, soprattutto se abbiamo popolazioni elevate, fare dei campionamenti in campo per andare a ricercare le uova in campo, perché al di là delle catture, come si diceva prima, non sempre sono indicative eccetera, però andare a cercare le uova chiaramente in frutteti dove c'è un'infestazione elevata non è difficile, e perciò possiamo anche lì indirizzare meglio eventuali trattamenti. Lo sviluppo delle uova avviene attraverso diversi stadi, e abbiamo uova bianche, uova poi piano piano diventano, nel corso dell'embriogenesi si forma questo anello rosso e poi la testa nera, dove si vede già la larvettina all'interno pronta per uscire, l'uovo schiuso. E perciò diciamo anche in campo, considerando lo stadio dell'uovo, possiamo anche risalire all'epoca di deposizione. Questo è un altro valore che ci può dare dell'indicazione di capire quando è iniziata l'ovo deposizione. Qui vi faccio vedere un piccolo grafico a tor, diciamo le uova schiudono dai 5 ai 16 giorni in funzione della temperatura. Mediamente noi abbiamo visto che in prima generazione ci vogliono 11-12 giorni, dalla schiusura, cioè dalla deposizione alla schiusura, passano più di 10 giorni, mentre diciamo durante in seconda generazione, seconda e terza, noi abbiamo anche una terza generazione, il tempo è più breve, si parla di 7 giorni. Da questo grafico, che sono dati riferiti al campo su monitoraggio, noi abbiamo fatto dei monitoraggi su un'azienda in particolare per più di 10 anni, e abbiamo visto che diciamo le uova allo stadio lattiginoso, quello che abbiamo visto prima, questo ecco, diciamo per intenderci, più o meno hanno una durata di 4 giorni. Perciò se troviamo un uovo bianco possiamo pensare che sia stato deposto al massimo 4 giorni prima. Poi chiaramente vedendo anche il colore possiamo capire se è fresco o meno. Se anello rosso può essere, diciamo, può avere 6 giorni, diciamo 4 più 6 può essere 10 giorni al massimo, o anche meno, perché chiaramente dipende che a che inizio c'è l'anello rosso, diciamo com'è la forma dell'anello rosso, perché chiaramente all'inizio è appena accentuato, poi man mano diventa più accentuato. E se troviamo un uovo testa nera, chiaramente possiamo pensare in prima generazione che l'uovo sia stato deposto almeno da una decina di giorni.
quando passiamo alla seconda e terza generazione, questi tempi si comprimono, e vedete tre giorni uovo lattiginoso, tre giorni e mezzo anello rosso e mezzo giornata, diciamo 12 ore per la testa nera, diciamo il periodo è molto breve, perciò è tutto accelerato. Andando al discorso della prima generazione, qui in questo campo abbiamo abbiamo rilevato, è un'azienda non trattata dove facevamo appunto queste osservazioni, in cui si vede che la prima cattura rilevata con le trappole feromone è stata il 17 aprile e il primo uovo, che sono queste le barrette blu, l'abbiamo rilevato il 26 di aprile. E qui ci sono tutte le indicazioni, volo e ovodeposizione, in cui si vede che l'ovodeposizione in prima generazione dura 40 giorni, 44 giorni, però l'80-70-80% delle uova vengono deposte nei 15 giorni, perciò abbiamo inizio di deposizione il 26 aprile fino al 10 di giugno, no scusate, fino sì, maggio, sì, siamo a giugno, ai primi di giugno, e perciò 40 giorni, perciò tutto maggio, però il picco l'abbiamo diciamo intorno al 13 maggio, nel nostro ambiente, io parlo dei nostri ambienti, verso il 13 di maggio, questo è il periodo. Poi c'è un piccolo stacco in questo caso, tra la prima e la seconda generazione, e poi a inizio di luglio, diciamo, iniziano di nuovo le ovodeposizioni sulla seconda e la terza, che poi sono un continuo. Perciò è molto importante questo periodo della prima generazione, prima qualcuno di voi l'ha accennato, la difesa della carpocapsa si vince sulla prima generazione. Se noi usciamo dalla prima generazione con pochissimo danno, per quello che mi concentro sul fatto della prima generazione, possiamo diciamo, essere relativamente diciamo, sicuri di riuscire a portare a casa un raccolto abbastanza sano. Se usciamo male dalla prima generazione con danni importanti, chiaramente dopo le cose sono in salita, sono molto difficili. Perciò è molto importante riuscire a contenere la prima generazione. Niente, vabbè, diciamo questo, ecco, diciamo una volta che l'uovo è schiuso, le larve hanno un periodo di vagabondaggio, perché comunque devono arrivare da dove sono state deposte fino a arrivare a trovare un punto idoneo per penetrare all'interno del frutto. E questo può durare pochi minuti, ma normalmente dura anche dei giorni. In questa fase di vagabondaggio l'insetto si può nutrire, magari anche di succhi. Io l'ho visto anche nutrirsi della melata della psilla, per esempio, no? Ha bisogno di liquidi, perciò va in giro, si nutre. E questo è un periodo molto sensibile in cui i trattamenti insetticidi, per esempio i trattamenti per ingestione, per esempio parliamo di prodotti per esempio a base di virus, poi magari dopo ne parliamo, dei prodotti, visto che insomma, gli agricoltori sono molto sensibili anche a questo tipo di problematica, perciò diciamo i prodotti come il virus che agiscono solo per ingestione in questa fase, cioè avendo queste caratteristiche l'insetto, si può sfruttare questo periodo diciamo in cui lui è esposto per poter utilizzare questo tipo di intervento. Poi l'insetto scava la galleria per penetrare, chiaramente quando scava non si nutre e rilascia è come una benna, no? Fate conto che sia le mandibole dell'insetto siano come una benna che scava, chiaramente non può mangiare, ingerire tutto quello che scava e lo lascia, diciamo, vicino, in prossimità del frutto. Poi fa questa galleria semicircolare, che vedete qui, e si approfondisce all'interno del frutto. Qui fa una muta, dalla prima età passa alla seconda età. Chiaramente quando l'insetto è già dentro, in questa fase qui, non c'è nessun prodotto che riesca a colpirlo. Poi lui si va subito in maniera molto diretta verso i semi del frutto, perché chiaramente sono molto nutritivi.
Perciò una volta che lui è sotto, penetrato all'interno, non abbiamo più nessun prodotto che possa colpire le larve, perché sono già dentro il frutto, nessun prodotto arriva in quel punto. Perciò si nutrono soprattutto dei semi, come vedete qui, perché comunque chiaramente hanno un potere nutritivo molto, molto favorevole. Lo sviluppo larvale può durare in prima generazione dai 40 ai 20 giorni, dipende chiaramente dalle temperature. Qui ci sono le date, adesso non abbiamo tempo, e questo per la prima generazione. Chiaramente in seconda e terza generazione il periodo di sviluppo larvale, cioè ci sono 5 età, dall'L1 all'L5, che è la larva matura. Ci sono 5 età e attraverso le mute, diciamo, l'insetto completa il suo sviluppo. Dove penetra? Ecco, l'insetto, diciamo, può penetrare in diversi punti. Diciamo, sul pero penetra molto nel calice della pera, perché le pere non fruttificano a grappolo normalmente, perciò deve trovare un punto di ingresso, oppure il lato del frutto o il peduncolo. Diciamo, mentre sulle mele la percentuale del calice è un po' inferiore. Se vedete le pere in prima generazione, la penetrazione avviene soprattutto al calice. E questo è un fattore molto importante perché, essendo le pere in prima generazione rivolte verso l'alto, quando noi andiamo a trattare con prodotti come, per esempio, il virus della granulosi, questo si concentrano in questa parte dove ci sono ancora i rimasugli dei sepali, eccetera, i rimasugli del fiore praticamente. Perciò il virus va in un punto abbastanza protetto dai raggi ultravioletti, si concentra, diciamo, nella fossetta calicina, che è rivolta verso l'alto. Questo vale per la prima generazione. Le larve tendono a penetrare lì, perciò non abbiamo né baccato secco e abbiamo una buona efficacia. Perciò sul pero, diciamo, i prodotti a base di virus sono molto, molto efficaci. Allora, abbiamo visto un po' il ciclo. Quante generazioni? Almeno nella pianura padana noi abbiamo 3 generazioni, diciamo, anche se la terza non riesce a completarsi. Però abbiamo visto, e ci sono anche altri studi, diciamo, ma comunque l'abbiamo visto anche noi, che già una parte delle larve di prima generazione possono andare in diapausa già dalla prima generazione. Cosa vuol dire? Che queste larve non daranno origine a una parte, una piccola parte, un 10%, non daranno origine adulti della seconda generazione, ma sfarfereranno l'anno successivo. E l'insetto cosa fa? È come se mettesse in banca una parte dei propri risparmi. Tenete presente che l'insetto vive solo sui frutti. Se ci fosse una cascola molto importante, praticamente non avrebbe da dove sviluppare le generazioni successive. Perciò praticamente una parte va in diapausa. In seconda generazione questa parte che va in diapausa è il 50% più o meno, perciò una parte delle larve che sono sviluppate in seconda generazione daranno origine a adulti che sfarfalleranno per dare origine alla terza generazione, e una parte andrà in diapausa per sfarfallare nella generazione successiva. Perciò, diciamo, l'insetto nella prima generazione, il volo della prima generazione, che è il volo più importante, è dovuto a individui che sono andati in diapause in periodi diversi, in tempi diversi. E in genere il volo anche più sostenuto, parliamo in condizioni normali, eccetera. Perciò, ecco, qui un volo in un'azienda non trattata, in cui si vede il volo della prima generazione, che ha un leggero picco, un picco abbastanza evidente, poi può avere anche picchi secondari, che probabilmente sono date origine anche da larve che sono date in diapausa in periodi diversi. Perciò il volo in genere della prima generazione è molto importante, poi c'è un volo della seconda e un volo della terza generazione. Questi sono un po' un volo classico, diciamo, che si può rilevare nei nostri ambienti. Vi ho parlato di quei campionamenti che facevamo nelle aziende, in questa azienda abbandonata che vedete qui, un'azienda di pero e melo, che abbiamo fatto per più di 10 anni. Questi sono i dati di 9 anni,
in cui questa curva non è la curva di volo, ma è la curva di ovodeposizione. Cioè, in questo caso abbiamo messo insieme tutte le uova che abbiamo ritrovato, che sono diverse centinaia, per dare un'idea dell'andamento, in cui si vedono bene i tre picchi, in cui il picco di prima generazione, qui parliamo di presenza di uova, vedete molto, molto accentuato sulla prima generazione. Il massimo della presenza di uova la vediamo nella settimana che va dal 15 di maggio al 22 di maggio, diciamo per questi anni, eccetera. Poi abbiamo un altro picco, diciamo dal 10 di luglio al 17 di luglio, e uno dal 14 di agosto, a cavallo di Ferragosto, praticamente il terzo picco. Come vedete, il volo della prima generazione, molto imponente, che abbiamo visto prima, dà poi origine anche a un'ovodeposizione, nonostante che le femmine siano meno feconde rispetto a quelle delle generazioni susseguenti, chiaramente, insomma, diciamo, essendoci più femmine, chiaramente il numero di uova ritrovate in prima generazione, parliamo di un'azienda non trattata, perciò diciamo questa, qui i trattamenti non avevano nessun effetto, perciò diciamo in un ambiente semi-naturale, chiaramente. Allora, il monitoraggio, abbiamo parlato prima di monitoraggio, come si può fare con le trappole feromoni? Ecco, qui qualcuno di voi ha detto sì, forse abbiamo usato delle trappole nei midoni. Ecco, chiaramente sulle trappole dopo vorrei dire qualcosa. Le trappole classiche, soprattutto se si opera in frutteti in confusione, non funzionano. Poi vediamo, magari ci sono trappole diverse che possono dare informazioni un po' più precise. Perciò diciamo monitoraggio con le trappole feromone che sono fondamentali. Monitoraggi si possono fare visivi per quello che riguarda l'ovodeposizione, oppure diciamo un altro sistema di monitoraggio con le fasce trappole, cioè mettere del cartone ondulato alla base dei tronchi per andare a catturare le larve svernanti. E questo ci può dare anche un'indicazione del livello di popolazione che noi abbiamo nel nostro frutteto. Questa è un'informazione per l'anno successivo. E chiaramente da queste larve, magari nelle fasce trappola, se noi le seguiamo, mettiamo magari attorno una rete di nylon metallica, in modo tale che magari le possiamo lasciare anche in campo, per vedere lo sfarfallamento, capire esattamente quando queste larve possono sfarfallare. Cioè sarà anche un sistema per vedere, al di là delle trappole, vedere fisicamente l'insetto mentre sfarfalla. Allora, il discorso delle trappole. Ecco, chiaramente le trappole vanno installate molto presto, è meglio installarle una settimana prima che una settimana dopo, perché è molto importante vedere, e sono molto precise per verificare il volo, l'inizio del volo sono molto, molto, molto precise, perché comunque chiaramente i primi maschi che sfarfallano non hanno competizione con le femmine perché non ci sono ancora, perciò la fonte del feromone li attira subito. Perciò diciamo, abbiamo visto che i voli, diciamo l'inizio dei voli, le trappole le segnalano sempre molto bene. L'altra cosa da fare, diciamo da verificare, è che bisogna che le trappole devono essere messe in alto, molto in alto secondo me. Diciamo chiaramente per comodità si mettono ad altezza d'uomo, ma se abbiamo dei campi, delle piante alte, noi dobbiamo metterle in alto. Non dico sopra chioma, ma quasi, ecco, diciamo, perché comunque il feromone poi lo vediamo dopo in dettaglio, è una molecola molto pesante che va verso il basso, perciò diciamo più lo mettiamo in alto e più diciamo la piuma feromonica si allunga, diciamo, e può intercettare più maschi. E poi nella parte alta della chioma abbiamo anche meno feromone, diciamo meno feromone se facciamo la confusione, perciò ed è la zona dove comunque i maschi fanno i voli di orientamento per andare a individuare le femmine. Perciò diciamo la parte alta della pianta è sempre la parte più sensibile, quella che noi dobbiamo andare a monitorare. Le trappole dove dobbiamo metterle? Dobbiamo metterle un numero congruo a seconda della superficie, e poi lì dipende cosa si intende per numero congruo. Chiaramente per fare un buon monitoraggio
in un appezzamento, insomma, tre trappole ci vorrebbero, come la sera, perché una trappola da sola non è che possa dare un'indicazione precisa dell'andamento. L'altra cosa è dove vado a posizionare, è che io devo andare a posizionare dove ci sono i focolai, cioè dove so, ci sono dei punti sicuramente, dove c'è stato più danno, dove lì mi trovo sempre più carpo capsa, io devo andare a monitorare quei punti, e i punti caldi, i punti focolai, perciò devo andare a mettere lì, perché è lì che mi arriva subito il primo segnale, e la prima spia di come sta andando la cosa. Poi, ecco, diciamo, l'altra cosa è che se io devo monitorare, diciamo, campi soprattutto in confusione, io consiglierei, allora io non ho, non ho nessun contratto con nessuna ditta, cioè quello che dico è quello che, insomma, è dato dalla mia esperienza e questo voglio ribadirlo, però qui chiaramente bisogna dare anche delle indicazioni precise, perciò se io devo monitorare dei campi con confusione, le trappole migliori al momento sono le ferro con CM di Acombo, cioè che oltre al feromone, tra l'altro sono caricate di più rispetto alle trappole normali, le trappole normali hanno 1 mg e queste sono caricate a 3, perciò hanno più codlemone e hanno anche il caromone, l'estere di pera, che teoricamente dovrebbe, queste trappole dovrebbero teoricamente, dico teoricamente, catturare anche le femmine. Voi capite che sarebbe molto importante, soprattutto se dobbiamo monitorare un campo in confusione, riuscire a monitorare le femmine. Però, devo dire, la nostra esperienza, il numero di femmine catturate da queste trappole è relativamente basso, qualche femmina ma poca roba. Mentre le stesse trappole, ho visto dei dati argentini, ho parlato con dei tecnici argentini, eccetera, là riescono a monitorare l'andamento del volo delle femmine con queste trappole in maniera molto puntuale. Purtroppo qui da noi probabilmente abbiamo ceppi diversi e non siamo riusciti mai a catturare granfi. Adesso diciamo c'è un nuovo prodotto, però io lo conosco un poco, l'ho provato poco, adesso bisogna. E qui questo, diciamo, c'è sempre il Ferrocom CA di Acombo, cioè per cairomone più feromone, in cui è stato aggiunto anche una componente nuova che vedete qui, che è acido acetico glaciale, e questo, diciamo, a seconda del produttore, dovrebbe migliorare l'attrattività per le femmine. Ci sono dei dati anche in bibliografia americani, qualcosa è stato fatto anche da noi, e comunque sarebbe interessante anche utilizzare questo tipo di trappole per vedere effettivamente se c'è quel miglioramento rispetto alle Diacombo normale. Però sicuramente, diciamo, dobbiamo orientarci se vogliamo monitorare bene soprattutto i campi confusi, ma anche quelli non confusi, direi utilizzare questi trappole. Chiaramente se facciamo un monitoraggio, magari, questo lo dico con Camilla, ecco, diciamo, utilizziamo queste trappole nei campi confusi, chiaro che per avere un confronto nel non confuso è meglio usare sempre la stessa trappola, ecco, sono lo stesso tipo di trappola. Allora, niente, se, ecco, sarebbe poi interessante capire se ci sono maschi, e qui vi do due dati, diciamo, di morfologia, nel senso che non è difficile capire se all'interno della trappola abbiamo maschio o femmina, in quanto i maschi, le ali posteriori, diciamo, le ali anteriori, hanno, se le rivoltiamo, hanno una macchia subrettangolare che vedete qui, si vede qui un po' nella trappola, nera. E questa è una caratteristica che hanno solo i maschi, mentre le femmine non hanno, cioè se noi voltiamo l'ala di una femmina, la troviamo tutta, diciamo, grigina, marroncina, normale, non c'è questo tipo di macchia. Perciò questo può essere anche per dividere maschi e femmine. Oppure possiamo guardare l'apparato maschile, qui si vedono i parametri dell'apparato maschile. Questo, ecco, cioè queste cose ve le dico se uno vuole monitorare, cioè se usa queste trappole, magari andare a guardare se sono maschi o se sono femmine. Questo invece sono l'apparato femminile. Addirittura chi è bravo, però non sono io, può riuscire anche a capire
se le femmine, diciamo, catturate con queste trappe sono state fecondate o no, guardando la diciamo una cosa un po' stringendo l'addome dell'insetto, fuoriescono gli ovari e si vede, diciamo, se questi ovari sono duri, ingrossati, si può capire se la femmina si è accoppiata o no. Ecco, questo è un altro dato, però devo dire anche noi non siamo, anche perché abbiamo sempre catturato pochissime femmine, non siamo mai riusciti a arrivare a questo livello, però in futuro magari con trappole più precise potremmo arrivare a questo. Allora, arriviamo brevemente, diciamo, quali sono i prodotti che noi abbiamo nei confronti della carpocapsa? Diciamo, sono diversi, non, ne abbiamo tanti, non tantissimi, alcuni diciamo che si possono utilizzare nel biologico, non sono tanti, perciò anche chi fa agricoltura biologica magari ha difficoltà per contenere altre avversità, ma la carpocapsa comunque ha gli strumenti. Gli strumenti quali sono? Parliamo del biologico. La confusione sessuale, che secondo me è irrinunciabile. Abbiamo il virus, vi ho detto, molto efficace in prima generazione, super soprattutto. Abbiamo il laser, lo Spinosa, e abbiamo i nematodi entomopatogeni. Mentre, diciamo, per diciamo, l'integrato, abbiamo diversi prodotti chimici, come il Coragen, abbiamo visto prima, l'acetamiprid Kest, questo formulato a base di acetamiprid, registrato da poco nei confronti della carpocapsa. Abbiamo l'ultimo fosfo organico, lo Spada, il Fosme. Abbiamo la Cystin, il GR che avevamo detto prima, da noi non viene utilizzato perché abbiamo popolazioni resistenti. Adesso sono anni che non si utilizza questo prodotto. Sarebbe interessante vedere se le popolazioni sono ritornate sensibili. Eppure, e poi abbiamo la firma, insomma, l'abbiamo visto anche prima. Allora, la confusione sessuale non è chiaramente una tecnica nuova, no? Come sappiamo, da tanti anni che si utilizza. In Italia siamo circa 55, cioè vuol dire tutti gli ettari di melo e pero coltivati in Italia, oltre la metà sono protetti con questo sistema. Perciò parliamo di un sistema che ha diverse varianti, che però, insomma, diciamo, ipercollaudato, ecco, diciamo, non chiaramente andando da nord a sud, se partiamo dal Trentino, da Bolzano, la copertura è quasi 80-90%, arriviamo in Veneto, Emilia-Romagna, si riduce un po', e al sud si riduce ancora, diciamo, la copertura con questi sistemi. Allora, come funzionano? Vabbè, diciamo due cose. Chiaramente i feromoni sono sostanze emesse da queste ghiandole esterne, che hanno la capacità di attirare i maschi. Diciamo, i maschi percepiscono queste sostanze attraverso i sensori delle antenne e chiaramente, vedendo il gradiente di concentrazione del feromone, riescono a risalire, come, non so, i salmoni risalgono un fiume, e arrivare alla fonte di emissione, che in questo caso è la femmina. Chiaramente le femmine non rilasciano non solo un tipo di molecola, un tipo di sostanza, ma è un blend di 3-4. Nella carpocapsa penso che siano 5 le sostanze che entrano in gioco, che hanno chiaramente, diciamo, nella confusione che noi utilizziamo di sintesi, viene usato solo il codelmone, una di queste sostanze è la principale. I feromoni dal punto di vista chimico sono esteri alcoli caratterizzati da molecole lineari molto, molto lunghe, di 12-14 atomi di carbonio, perciò sono più pesanti dell'aria, per quello che vanno messi in alto, perché comunque devono... E queste sostanze devono essere assorbite, cioè vengono assorbite dalla vegetazione, la vegetazione fa da tampone e poi la vegetazione, diciamo, rilascia il feromone nell'ambiente. C'è, ecco, il discorso che vi dicevo prima, qui c'è sono stati fatti gli studi, vedere la concentrazione, si parla di nanogrammi per metro quadrato, e chiaramente la concentrazione, mettendo un sistema di confusione,
e nella parte alta abbiamo meno feromone rispetto alla parte bassa, vedete? E, è per quello che noi dobbiamo andare, l'insetto lavora nella parte alta, è la parte che abbiamo meno feromone, e nella parte alta è lì che dobbiamo andare a monitorare con le trappole feromone, perché è la parte anche meno, con meno feromone. Perciò questi sistemi funzionano molto bene se abbiamo bassa pressione dell'insetto, ma se abbiamo, qui vedete diciamo nella, la concentrazione di feromone nanogrammi, diciamo da 0,1 a 100, e la stima delle popolazioni catture e trappole per mese, se mettiamo in relazione questi due dati, vediamo che l'efficacia della confusione è maggiore dove noi abbiamo più feromone e meno popolazione. Più aumenta la popolazione e abbiamo meno feromoni, chiaramente abbiamo meno attività del sistema. Perciò possiamo avere anche una fase intermedia, vedete, dove l'efficacia cala, però c'è una mescheratura delle trappole. Perciò per quello che delle volte noi abbiamo, non catturiamo, siamo in questo limbo, non si cattura, però la confusione non sta funzionando perché abbiamo una popolazione elevata, magari abbiamo in quel punto poco feromone. Perché la confusione come funziona? Normalmente se abbiamo popolazioni elevate non riesce a impedire completamente, l'ovodiposizione, però, scusate, l'accoppiamento. Però se lo ritarda anche solo, vedete qui ci sono, questa è una prova di laboratorio in cui sono state messe delle femmine, questo l'ho preso dalla letteratura, insomma, delle femmine di diverse età, fatte accoppiare da femmine di un giorno di età, due giorni. Normalmente la femmina si accoppia già appena sorpalla, la prima notte praticamente, il primo giorno. E, però se la femmina invecchia, se guardiamo il numero, l'ultima colonna, il numero di uova vitali, vedete, se la femmina ha 3-4 giorni non è riuscita a copiarsi nei primi giorni, dal quarto giorno in poi, dal quinto giorno in poi, vedete il numero di uova che riesce, vitali che riesce a deporre è enormemente inferiore rispetto se c'è la femmina si fosse copiata prima. Perciò in molti casi la confusione, se siamo in popolazione abbastanza elevata, non riesce a ridurre completamente gli accoppiamenti, però le riesce comunque a ritardare, e ritardandolo depotenzia comunque l'attività dell'insetto. Ecco, diciamo, il potenziale biotico dell'insetto è sicuramente diminuito. Vi faccio così, questa è una prova che abbiamo fatto tantissimi anni fa, in cui eravamo un'azienda che aveva avuto grandissimi problemi, praticamente un danno del 100%, perciò l'agricoltore montò un tipo di confusione, più aveva fatto dei trattamenti diciamo sul campo, e poi c'era una parte dell'azienda, è stata divisa in due, diciamo confusione più trattamenti e solo trattamenti. Poi noi siamo andati a vedere le uova su 100 mazzetti, diciamo in due periodi diversi, qui ho messo la media. E se vedete, il numero di uova presenti, in questo caso guardiamo le uova, non erano zero dove c'era confusione, e c'era anche l'attività dei trattamenti, però i trattamenti non è che agiscono contro gli adulti, perciò gli adulti comunque le uova le avevano deposte. Se vedete, nella parte confusa e trattata avevamo l'8%, cioè 8, abbiamo trovato su 100 mazzetti 8 uova, quella non confusa ce n'erano 34. Perciò diciamo 8, 6, diciamo 4 volte tanto, ecco, praticamente. Poi siamo andati a vedere alla fine, diciamo alla raccolta, anzi su quei frutti che erano sfuggiti alla raccolta, e su quei frutti non c'era nessun uova deposto, mentre il 7% di quei frutti aveva uova. Questo vuol dire che comunque la confusione, se non ha ridotto completamente, già dal primo anno, teniamoci, perché questi sono sistemi che poi funzionano meglio negli anni, cioè non possiamo pensare a un anno solo per darci un'indicazione definitiva. Però ecco, ecco gli altri prodotti che si possono utilizzare. Allora, questo che voglio dirvi, questo
nei nostri ambienti, se facciamo solo confusione in Emilia Romagna, non riusciamo con la confusione. Noi la confusione dobbiamo sempre accompagnarla con interventi. Cioè, da sola, per le popolazioni che abbiamo noi, nei nostri ambienti, la confusione, sia che uno faccia biologico, sia uno faccia integrato, da sola non riesce a tenere le prime battute della fase. Perciò la confusione deve essere sempre integrata a trattamenti insetticidi. Questi trattamenti insetticidi possono essere di origine biologica, come il virus della granulosi, l'abbiamo già detto prima, ci sono diversi preparati, hanno più o meno persistenza di 7-8 giorni, si sfrutta appunto il fatto del vagabondaggio, soprattutto in prima generazione, possono essere prodotti indicati. Un altro sistema, soprattutto che viene praticato meno, soprattutto per quelle aziende biologiche che magari hanno dei danni e vogliono diminuire il livello di popolazione, è quello di utilizzare i nematodi entomopatogeni. I nematodi entomopatogeni vengono usati in inverno, in autunno, scusate, contro le larve svernanti, per andare a intercettare, come vedete qui, i nematodi sono dei piccoli animalini che vedete qui nella foto, riescono a penetrare negli stigmi, nelle aperture naturali dell'insetto, lo colonizzano, iniettano dei batteri, perciò l'insetto, vedete, questa è la larva completamente invasa dai nematodi, e questo è un sistema, diciamo, biologico, in questo caso preventivo, nel senso che io tratto, allora, diciamo, magari tratto nel 2020 per avere meno danno nel 2021, perciò è un, diciamo, un po' un trattamento di emergenza. Qualcuno lo fa per routine, soprattutto chi fa agricoltura biologica, perché è un trattamento anche abbastanza costoso. Ecco, so. Qui ci sono un po' i prodotti, diciamo, ho messo insieme i vari prodotti, chiaramente, diciamo, che sono registrati, che secondo me hanno valenza per quello che riguarda la Campocapsa. Ho dato un valore di efficacia, questi sono i miei giudizi, ecco, giudizi dovuti alla mia esperienza di campo. E chiaramente qui, diciamo, cade l'occhio su questo prodotto cui ho dato eccellente. Ecco, diciamo, se noi in Emilia Romagna abbiamo risolto il problema della Carpocapsa, la confusione sessuale ci ha dato una grossa mano, il virus ci ha dato una grossa mano, ma il prodotto che ci ha risolto veramente il problema è stato il Coragen. Diciamo, da quando è uscito questo prodotto, noi non abbiamo più avuto, speriamo che duri ancora efficace, i nostri ambienti, non abbiamo avuto, diciamo, grossi problemi di Carpocapsa. Altri prodotti molto interessanti per la Carpocapsa, parliamo di prodotti chimici, abbiamo parlato prima dei prodotti biologici, sono due. Uno è l'emermettina, che secondo me ha un'efficacia molto, molto buona, interessante perché comunque ha un profilo residuale molto, molto favorevole, lascia pochi residui. Un altro prodotto interessante è anche lo spinetron come efficacia, prodotto, direi, tutto un po' qui ho dato anche ottimo insieme all'emermettina, è un prodotto che è più nuovo, è un derivato semisintetico del laser, dello spinosad, che è la sostanza che viene usata soprattutto dai biologici, ma non solo, questo si può usare, insomma, in agricoltura biologica. E questi sono un po' i prodotti, cioè, diciamo, complessivamente quello che si può fare. Ecco, diciamo, per quello che riguarda il Coragen, ovestico, adesso c'è un clone che viene usato, anche la Bayer, anche usata la BASF, va posizionato soprattutto, si possono fare al massimo due trattamenti per la prima, diciamo, al massimo due trattamenti nell'anno. Il prodotto va utilizzato sulla prima generazione. Ecco, diciamo, noi abbiamo detto, perciò la prima generazione è quella importante, e perciò sulla generazione importante ho utilizzato il prodotto migliore. Tra l'altro, se noi usiamo un solo trattamento, si può fare uno o due trattamenti distanziati di 12-14 giorni, chiaramente il doppio trattamento è consigliato in quelle aziende che hanno avuto grossi danni l'anno precedente,
Se invece la situazione è più normale, si può anche consigliare solo un trattamento con Corge e poi eventualmente, diciamo, che è un'attività ovo-larvicida, cioè non è propriamente un larvicida, non è propriamente un ovicida, è ovo-larvicida. E poi, diciamo, dopo il Corgen, eventualmente, si possono utilizzare altri prodotti larvicidi che abbiamo come il virus oppure prodotti di sintesi. Ecco, io qui ho visto il modello dell'azienda Bosco Gualdo, insomma, ho fatto il grafico, ecco, quando andrebbe posizionato il trattamento, diciamo, secondo il modello in questa azienda, andrebbe posizionato qui, cioè noi abbiamo praticamente un periodo dall'inizio ovodeposizione a inizio nascita larve, perciò diciamo dal 1° di maggio al 12-13, abbiamo una decina di giorni in cui noi possiamo posizionare al meglio il prodotto. Ecco, abbiamo visto che se andiamo più avanti il prodotto ha un'efficacia minore. Questa è l'epoca, diciamo, da tante prove sperimentali fatte in cui il prodotto funziona. Abbiamo detto non è proprio un ovicida, ma comunque un ovo larvicida, cioè abbiamo una finestra di applicazione comunque oltre una settimana, 10 giorni. Ecco, vi faccio vedere un'azienda, poi siamo quasi alla fine, in un'azienda che aveva avuto tantissimi danni, un'azienda per di 11 anni, in cui nel 2009, il prodotto è stato registrato nel 2009, si è utilizzato il Corgen. Vedete, l'azienda aveva fatto confusione per tutti gli anni, il primo anno ha fatto due trattamenti di Corgen, poi vedete dei larvicidi sulla prima generazione, per coprire bene la prima generazione, vedete, i trattamenti sono tanti, però il danno alla fine della prima generazione è 1,5. Tenete presente che se io ho un danno di 1,5, teoricamente, se io non faccio niente in seconda generazione, in terza generazione, potrei avere un fattore di, noi chiamiamo, fattore di moltiplicazione di 10. Perciò in seconda generazione potrei avere un 15% di danno, se non intervenissi, e questo 15% può arrivare al 100% in terza generazione. Perciò diciamo un 1,5% di danno di frutti colpiti. Vuol dire che se su 1000 frutti, voglio dire, sono su 1000 frutti, sono 15 frutti colpiti, è un danno molto grave per la Capocapsi. Cioè noi dobbiamo uscire dalla prima generazione con un danno inferiore all'1%, diciamo lo 0,1, 0,2, 0,3, per essere in qualche modo tranquilli. E qui si vede dal primo anno in situazione molto compromessa, con molti trattamenti, e alla fine c'è un danno totale comunque del 3%. L'anno dopo si è ripetuto il trattamento con i due Corge, i danni, vedete, poi si è fatto un virus, e vabbè, ci sono fatte Nomot e Affirm sulla seconda generazione, prodotti alcuni non ci sono più, e siamo riusciti a arrivare allo 0,1%. E dopo, diciamo, praticamente, vedete, negli anni, con questo prodotto, con la confusione, intendiamoci, c'era anche la confusione, si è arrivati nel giro di un anno o due a ridurre il numero dei trattamenti e a ridurre soprattutto il danno da Capocapsa. Perciò vado alle conclusioni, diciamo, popolazioni elevate di Capocapsa sono difficili da contenere rispetto ad altri insetti, per esempio la ciglia molesta è molto più facile da confondere, la Capocapsa un po' meno, ecco. Perciò diciamo alla confusione sessuale è quasi sempre indispensabile eseguire degli insetticidi supplementari. Il prodotto, soprattutto sulla prima generazione, il prodotto più indicato in questa fase è il Corgen. Se il danno alla fine della prima generazione è superiore allo 0,2-0,3%, occorre proseguire la difesa anche nelle generazioni successive con altri insetticidi. Per monitorare l'insetto, le esche standard utilizzate nelle aziende non confuse devono essere sostituite con esche progettate per catturare ciglia polmonella in aziende confuse, esempio CM di Acombo. E, insomma, diciamo, questa esperienza pratica indica che questo sistema è più efficace nei frutteti in confusione.
Ecco, io ho finito questa parte. Non so, Camilla. Sì, grazie, è molto, molto. Non so quando ci ho messo, sono stato un po' lungo, forse non ho guardato il tempo. Camilla si è fermata. Allora, visto che non so, c'è qualche domanda da parte. Sì. Scusa Mauro, ho perso per un attimo la connessione. Ti chiedevo, intanto mi hanno chiesto se è possibile che tu possa condividere la presentazione. Volentieri. La fai scaricare già sulla chat qui, se puoi la carichi. Sì, noi ce la faccio. Faccio un PDF. Benissimo. E poi te la invio, quindi ci pensi tu. Va bene, così c'è la mia mail sulla chat, ciascuno mi può chiedere sia il certificato di aver partecipato oggi, sia la presentazione molto interessante. A questo punto, Mauro, però io direi, passerei la parola ai nostri agricoltori o a chi vuole intervenire su questo. E poi, siccome comunque c'è ancora un po' di tempo, credo che ci siamo affezionati tutti, non ti abbiamo lasciato, insomma, e quindi poi magari alla fine ci interesserebbe, penso, non so, poi ditemi voi imprenditori, anche qualcosa se riusciamo appunto su capire come in vedere appunto la cimice. Non so, chi vuole intervenire dei nostri agricoltori o di altri, ecco, altre persone? Mimmo, non so, soprattutto sulla parte economica, anche di trattamenti. Mimmo, altri, ecco, naturalmente. Sì, qui ho messo i prezzi che mi hanno fornito alcuni. Qui non si vede tanto. Qui ci sono i costi dei trattamenti. Io mi sono fidato di tecnici, di chi vende i prodotti, chi li acquista. Il costo per ettaro, il costo del prodotto, ecco, solo del prodotto. Non so. Ecco, non so se qualcuno di voi vuole intervenire. Vi trovate con questa impostazione, insomma, è sostenibile anche economicamente per voi poter effettuare un trattamento in prima generazione su Coragen? Non so, ditemi. Se no, intanto magari se volete appunto pensare a qualche domanda, intanto volevo io fare una domanda però. Sì. Non avendo utilizzato le trappole con il carbone, insomma, vediamo se loro vorranno proseguire questa esperienza, senz'altro cercheremo di acquistarle, anche come azienda Bosco Caldo non le avevamo acquistate, siccome in effetti ci vuole un po' di tempo per questi acquisti della pubblica amministrazione, quindi ne so qualcosa. Ci dobbiamo avviare per tempo, quindi avevamo quelle che abbiamo sempre usato, ecco. Insomma, e che useremo ancora. Mi chiedevo, siccome io comunque avevo dato insomma, se hai visto un po' le catture, il danno visto sulla prima generazione che era già 1%, no? Su quelli il 29 maggio, avevo dato il consiglio, dico trattate anche se non ci sono le catture, perché vedevo anche il modello previsionale, che mi sembra che vada molto bene, soprattutto sulla prima, anche sulla seconda generazione, in terza no. In terza anche noi abbiamo dei dubbi se parte o non parte questa terza, tra l'altro, da noi. Ecco, mi chiedevo se era giusto il consiglio che avevo dato di trattare comunque, anche se non c'erano catture, visto che il modello mi diceva che eravamo in quella fase. Ecco, per rispondere un po' a quello che mi diceva Mimmo, perché lui giustamente diceva ma non abbiamo catture, quindi come lo posiziono? In realtà con il modello era abbastanza ben posizionato, poi come quel 29 maggio, diciamo, che gli avevo detto di trattare. Non so, dimmi. Sì, no, chiaro che il fatto di non catturare non è detto che... Perciò, diciamo, per monitorare l'insetto noi abbiamo tre sistemi, diciamo, abbiamo le catture con le trappole feromoni, abbiamo il modello che ci dice come si sta sviluppando l'insetto e abbiamo i controlli visivi. I controlli visivi si fanno o sul luogo di apposizione o sul danno. È chiaro che se vedo danno, o vedo delle uova, diciamo le uova sono un po' più difficili da vedere, è chiaro che devo, insomma, vuol dire,
se l'insetto lo vedo, al di là di quello che mi dice la trappola, vuol dire che l'insetto c'è. Perciò diciamo, non, perché anche le trappole, bisogna usare il modello giusto, bisogna posizionare nel posto giusto, cioè vuol dire anche il monitoraggio, cioè anche noi diciamo in questi anni abbiamo avuto difficoltà, non so per quale motivo, abbiamo visto che anche le aziende abbastanza infestate, insomma catture magari non erano commisurate a quello che vedevamo, ecco, in campo. Perciò diciamo, fare solo sulle catture può essere molto molto pericoloso. Noi dobbiamo, le trappole sono strumento utile, ma dobbiamo usare anche gli altri strumenti. Grazie. Giovanni Pietrasanta, volevi aggiungere tu qualcosa? Non so, qualche perplessità o altri? No? No, nessuna domanda? Mi preoccupo, è tutto chiaro? Sono stati annichiliti. Bene, comunque, diciamo, mentre ci pensano, è stata insomma, secondo me, molto importante, interessante. A questo punto io credo che si tratti soltanto di fare un po' di conti economici, insomma, ecco, perché comunque tu però, dicevi sai, che non... Camilla, io dico una cosa, il conto economico è presto fatto. Cioè, vuol dire, se io ho un 100% di danno, che faccio? Certo, no, rispetto avere... al trattamento solo con fitofarmaci, che sì, loro in effetti no, la tengono sotto con i fitofarmaci, così sì, insomma. Ho capito, però voglio dire, il e poi ecco, non cioè voglio dire, chi ha avuto un danno molto elevato non può pensare che il prossimo anno non sia peggio, perché la carpocapsa è un insetto che se si instaura in un frutteto, poi va avanti in maniera progressiva. Cioè, se si crea un focolaio, cioè il danno diventa totale poi, indipendentemente se non... sia che facciamo i trattamenti che non facciamo, cioè, vuol dire, dobbiamo fare le cose dopo, giuste al momento giusto, con i prodotti giusti, se no l'errore, basta anche un piccolo errore avere insuccessi. Cioè, non, almeno nella nostra esperienza è stata così. Grazie. E anche un'altra cosa volevo chiederti, il fatto che siano frutteti così piccolini. Diciamo qua... Come? Sì. Come faccio a toglierlo? Devi riandare giù. Così. Benissimo, fatto, grazie. Poi la riprenderai per la cimice. Sì, dicevo, la piccolezza dei frutteti. Sì, chiaramente pensare... allora, per la piccolezza dei frutteti, allora 4-5 ettari, secondo me, i puffer è una misura, diciamo, non scenderei così. Chiaramente un frutteto di 2 ettari, ho visto che c'erano anche frutteti di 2 ettari, io userei sempre la confusione. Ecco, sotto l'ettaro non lo so, però un frutteto, diciamo, da 2 ettari in su, fino a 4, io più che i puffer userei i sistemi dispenser, diciamo, tra virgolette, rack, normali. I rack che avevamo usato. I rack non ci sono. Allora, tu quello che hai fatto vedere non è un rack, è un isomate. Erano quelli, scusa, allora ho sbagliato, sì, come io, come sì, con sì, me. Sì, isomate. Perché i rack, sì, sì, è vero. I rack 3 per carpocapsa non ci sono più. La ditta okay, non li commercializza più. Perciò c'è l'isomate C+, oppure c'è quello, insomma, della Sutterra, sempre, Checkmate, il Sidetrack della Certis. Ce ne sono diversi, ecco, diciamo, 2-3. Perciò, diciamo... Quindi i puffer oltre i 5 ettari? Sì, quindi... oltre i 4, diciamo, oltre i 4. Ok. Bene, non so se ci sono delle domande, altre domande. Però ecco, quello che voglio dirvi è che la confusione, secondo me, è un prerequisito, è indispensabile. Insomma, se vogliamo fare, visto che parliamo di sostenibilità, oltretutto, perciò, diciamo, c'è Veronica qui che ha la sua, nel frutteto, appunto, ha la sua.
la scuola, i bambini, insomma, sì. È una fattoria didattica molto carina. Quindi il discorso è questo, che comunque la confusione deve essere messa nelle condizioni di lavorare bene, questo è il discorso. Sappiamo che da sola la confusione su un insetto come la carpocapsa non ce la fa, a meno che non abbiamo popolazione. Forse ce la può fare in un frutteto a 1000 ettari in Trentino, ecco, dove carpocapsa ce n'è, non c'è, c'è, non c'è, ora lì magari va bene. Ma se abbiamo una pressione, insomma, di una certa consistenza, la confusione da sola ci aiuta molto, ma da sola non è. Perciò qui il discorso che dicevo prima è importantissimo uscire dalla prima generazione puliti, puliti, puliti. Benissimo, grazie. Non so, qualche domanda da imprenditori? Se no, Fabio, non so, non lo vedo più. Abbiamo perso Fabio Molinari? Sì, mi sembra che non ci sia. Io avrei fatto qualche domanda. Ah, eccolo, eccolo, ti vedo. Non so, qualche considerazione rispetto al modello anche. Ma adesso, più ancora che il modello, se permetti, stavo pensando proprio per confermare quello che diceva Mauro, la confusione, e sono d'accordo che è un prerequisito e ci vuole assolutamente, perché si vede chiaramente che non sostituendo ma integrando quei trattamenti chimici si ottengono dei risultati molto migliori. Il punto è che effettivamente lavora bene in certe situazioni, meglio in certe situazioni, il classico frutteto grande, regolare, eccetera. Per il puffer soprattutto, d'accordissimo che la dimensione deve essere grande, la dimensione del frutteto deve essere grande. E ricordo proprio le prime prove che avevamo fatto con i puffer, avevamo superfici dai 2 ai 4 ettari, fra l'altro la disposizione, quando c'è la possibilità di individuare diciamo un vento dominante, è incredibilmente evidente che proprio a sopravvento, cioè vicino ai feromoni, ai puffer che sono sopravvento, ci sono delle zone completamente vuote in cui si verifica del danno maggiore, cioè proprio dove è scoperto il feromone con il vento, nella parte iniziale, in teoria sarebbe meglio, se possibilmente, addirittura spostare di più i feromoni nella parte, in maniera da coprire più la parte sopravvento, soprattutto in frutteti piccoli si evidenzia moltissimo questo fatto. Non si riesce a coprire la parte sopravvento, quasi per niente. E non riesce a coprire, infatti ci sono il disorientamento nei frutteti piccoli ha un senso maggiore rispetto alla confusione e rispetto soprattutto ai puffer. È una cosa che non si può superare tanto facilmente, a meno che non si possa mettere i feromoni, i puffer, addirittura fuori del frutteto a coprire. È chiaro che poi questa situazione di vento dominante non è situazione di vento costantemente dominante, cioè non è sempre in quella direzione, però si nota parecchio. Poi per quanto riguarda i modelli non c'è niente di particolare da dire, perché effettivamente prima e seconda generazione si riesce a avere una indicazione piuttosto affidabile, d'altra parte la terza poi servirebbe ben poco, specialmente quando si mette il feromone, si lavora all'inizio, sempre comunque mettendo la confusione bisogna lavorare fin dall'inizio, se sbaglia all'inizio non si recupera più facilmente. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande, vogliamo passare brevemente alla nostra cimice, anzi speriamo che non sia nostra la cimice. Allora, vediamo. Di nuovo condivisione. Solo che ho chiuso il... condividi.
Arriva. Ecco, niente, la cimice asiatica purtroppo la conosciamo molto bene nei nostri ambienti. Mauro, scusa, non la vediamo però ancora la presentazione. Vediamo ancora il tuo... Allora, nuova condivisione, questa. Vedete qualcosa? Perché... Sì. Adesso sì. Ok. Allora, la cimice asiatica che la vedete sulla vostra, cos'è, sinistra? Sì, qui, insomma, questa. Questa è la cimice asiatica, è una cimice a pentadomide, simile ad altri cimici nostrane. Questa è la Raffigaster nebulosa, è la cimice più simile, però che ha, diciamo, alcuni... caratteristiche anatomiche un po' diverse. Se vedete anche il capo qui è più è meno arrotondato rispetto a questo, più piatto, e, insomma, diciamo, ci sono piccoli particolari anatomici che la distinguono rispetto agli altri, però diciamo un particolare che taglia la testa è questo. Se noi le ribaltiamo, l'Iomorpha alis, vedete, questo è il ventre dell'Iomorpha alis, e questo è quello della Raffigaster. Ecco, la Raffigaster è caratterizzata da questa spinola che non è presente nella cimice asiatica, perciò diciamo basta rivoltare la cimice per capire se sia... E questa, diciamo, la Raffigaster, vi dico la Raffigaster perché è quella che più ci assomiglia, anche se come comportamento, come intensità di attacco, come si muove l'insetto, si vede subito che la cimice asiatica ha una mobilità nettamente superiore, insomma è un insetto abbastanza... Ecco, anche le forme giovanili sono abbastanza diverse, vedete, questa è la Raffigaster, la forma giovanile, la Raffigaster, questa è della Nezara viridula, Carpocoris, ecco, questa è la Iomorpha, che ha queste spine, vedete, nel corpo, che le altre non, gli altri insetti non, cioè gli altri cimici non hanno. Ecco, questo per un po', visto che voi siete un territorio, diciamo, tra virgolette, di nuova colonizzazione, si spera, o di non colonizzazione, è importante capire, quando troviamo una cimice, se siamo di fronte a Iomorpha o no. Le uova, anche qui, sono abbastanza facili da distinguere. Queste sono le uova di Iomorpha, sono a gruppi di 28, perché gli ovari sono, insomma, diciamo, l'insetto depone delle oplacche di 28 circa, ecco, 28 uova. Vedete, è un colore molto bianco, chiaro. E la Raffigaster sono un po' meno come numero di uova, più scure. La Nezara invece sono anche 40, 35, 40 uova. Poi anche la forma della placca è diversa. La Palomena parasina, insomma, anche, diciamo, dalle uova si può distinguere abbastanza facilmente l'insetto. Abbiamo visto come riconosce l'insetto il ciclo biologico, che, diciamo, maschio e femmina, ovodeposizione, nascita delle neanidi di prima età, e perciò, diciamo, si sviluppa attraverso cinque stadi. E devo dire, tutti gli stadi, diciamo tranne l'uovo, sono dannosi, perciò sia le cimici piccole e sia a maggior ragione le cimici grandi sono dannosi e possono provocare danni. E, diciamo, da noi svolge... Da noi parlo della pianura padana, svolge due generazioni complete. Sotto i 9 gradi l'insetto non è attivo. Sopra questa temperatura l'insetto è attivo. Adesso, ecco, un'altra caratteristica di questo insetto è che è molto mobile, cioè si può spostare. Abbiamo visto che la carpocapsa è poco mobile, questo è il contrario della carpocapsa.
può fare anche spostamenti autonomi. Teniamoci presente, chiaramente la diffusione che si è avuta dell'insetto è dovuta soprattutto al fatto che è un insetto che autostoppista, diciamo, attraverso i nostri mezzi si sposta e siamo noi che lo spostiamo. Però anche autonomamente può fare voli, hanno calcolato anche di 50 km, ecco, cioè in media 5 km, ma individui possono arrivare anche a distanze di 50 km. I maschi, diciamo, in genere lo sverramento avviene in manufatti urbani, cerca dei posti riparati nelle parti alte delle case, dei solai, dei fienili, dove passa l'inverno, e poi in primavera, diciamo, si porta nei campi coltivati sulle piante, diciamo, in genere ai bordi dei frutteti. I maschi arrivano prima delle femmine e mettono questi feromoni di aggregazione per attirare le femmine, e poi avviene l'accoppiamento. L'accoppiamento avviene di giorno, iniziano le oviposizioni da metà fine maggio, con temperature superiori ai 20 gradi. Abbiamo detto che è attivo sopra i 10 gradi, ma diciamo per accoppiarsi e deporci vanno temperature, perciò quando la temperatura si stabilizza in primavera, perciò parliamo di maggio, ecco, fine maggio. Le uova sono deposte, come vi ho detto, a gruppi di 28 elementi, depone a intervalli di 4-5 giorni una ovatura, perciò ogni 4-5 giorni la femmina depone una ovatura, fino a 10-16 volte, perciò mediamente diciamo una femmina può deporre dalle 100 alle 500 uova, mediamente 240 uova. E le uova vengono deposte sulla pagina inferiore delle foglie, soprattutto nella parte alta, nella parte molto alta della chioma, che qui vediamo che le parti alte sono anche quelle più difficili da monitorare, e purtroppo anche i nostri agricoltori molte volte sono stati presi di sorpresa, perché magari nelle parti basse non vedevano niente, né danno né niente, poi quando sono andati a raccogliere nelle parti alte col carro raccolta, e lì hanno visto molti, molti danni. Gli adulti cominciano a nutrirsi con temperature superiori a 17 gradi, dei luoghi di svernamento si portano su piante arboree come l'ailanto, il salice, l'olmo, il gesso, eccetera. Magari hanno questa fase anche intermedia, prima, ecco, diciamo, prima di arrivare magari nel campo, se ci sono piante spontanee nell'aia, nel giardino, delle siepi, eccetera, si portano prima su queste piante e poi magari arrivano successivamente nei frutteti. Qui si muovono soprattutto alla ricerca di acqua, sono individui che hanno svernato, hanno bisogno di reidratarsi. Anche le neanidi, abbiamo visto gli adulti molto mobili, anche le neanidi sono molto mobili, si possono spostare lungo la pianta, ecco, diciamo, hanno mobilità che gli altri cimici nostrani non hanno, e soprattutto anche qui nella parte più alta della pianta, preferendo quelle piante più vigorose. Se abbiamo una pianta debole nel frutteto e una vigorosa, stiamo sicuri che gli insetti si concentreranno soprattutto sulle piante vigorose. E se abbiamo nei dintorni, oppure abbiamo un frutteto di pesco, oppure qualche pianta di pesco, sicuramente il pesco può essere una pianta usata anche come pianta spia, perché è la cultura più suscettibile e più attrattiva anche delle trappole a feromoni. I danni sono molto gravi, ha fatto, diciamo, nei nostri ambienti danni per milioni di euro, sono dovute a punture precoci, poi si ha questa deformazione, qui sono su pero, su diverse varietà, per estive, per invernali, per più, diciamo, tardive, Conference, William, Abate, Kaiser, Santa Maria, vedete, insomma, ci sono, e i danni sono questi, punture, dove l'insetto ha fatto questa puntura, poi c'è il frutto in accrescimento, si deforma e diventa non commerciabile. I danni possono essere anche molto consistenti, diciamo anche dovuti, quando sono popolazioni molto elevate, ci sono queste erosioni quasi, ma che sono dovute alle punture, alle migliaia di punture che provocano proprio queste, che sembrano quasi delle ricamature,
e poi, al contrario di altri cimici, depongono anche molto escrementi, cioè si nutre molto e diciamo, espelle anche molti escrementi che si possono vedere sulla vegetazione, e questo non lo fanno gli altri cimici, perciò se troviamo frutti sporcati così, stiamo sicuri che c'è qualche cimice, cimice asiatica nei dintorni. Il danno su mele, ecco, sulle mele, diciamo, se dobbiamo fare una classifica dei danni, allora pesco sicuramente la pianta preferita, pesco e pero li mettiamo assieme, il melo un po' meno, diciamo, non soprattutto sul melo, almeno nei nostri ambienti, ci arriva quando siamo in prossimità della raccolta, cioè quando non c'è quasi più niente attorno, va poi sul melo. Questo non vuol dire che non vada sul melo fa tantissimi danni, fa queste punture che poi se sbucciamo la mela si vede proprio quel tessuto necrotico al di sotto nella polpa. Pesco abbiamo visto, danni precoci sui frutticini e danni su frutti un po' più maturi e poi queste deformazioni, perciò danni molto molto importanti, molto gravi. Diffusione, qui ho preso delle diapositive dalla presentazione della professoressa Maestrello, in cui ci fa vedere la mappa di diffusione dell'insetto. Vedete tutta la pianura padana con delle zone molto concentrate nel Friuli, dove qui, ecco, trova quelle condizioni molto favorevoli di temperature e umidità, ma anche vedete la pianura Emilia-Romagnola, la zona della Lombardia, di Milano, Piemonte, e diciamo lungo la linea di costa, e c'è qualcosa anche qui da voi, ecco, diciamo qualche ritrovamento è stato fatto anche nelle vostre zone. Ecco. Anche se devo dire, diciamo, questa invece è una mappa di idoneità, sempre una diapositiva presa dalla presentazione dell'IGF della professoressa Maestrello, c'è una mappa di idoneità climatica. Vedete queste zone molto rosse sono, diciamo, dal punto di vista climatico idonee allo sviluppo dell'insetto, e qui voi siete qui in questa zona, diciamo non siete, diciamo, tra le zone più favorevoli, ecco. Questo però non vorrei, comunque meglio sempre tenere alta l'attenzione, perché comunque l'insetto che anche a bassa densità di popolazione può creare anche pochi insetti, ma possono creare anche danni molto importanti. Io mi fermerei qui. Ecco, qui, scusate, il monitoraggio si utilizza soprattutto nei territori dove non c'è ancora la presenza dell'insetto. Non è facile da vedere, la vista, insomma, non è facile, perciò sarebbe utile utilizzare trappole feromoni, ce ne sono di diversi tipi. Questi feromoni sono feromoni di aggregazione, agiscono in maniera un po' diversa dalle feromoni che utilizziamo per le trappole per i lepidotteri. Questi sono di aggregazione, perciò l'insetto arriva nella zona in prossimità della trappola, qualche insetto entra dentro la trappola, ma molti rimangono nell'area vicina, perciò si è visto che se mettiamo le trappole all'interno dei frutteti, poi cosa succede? Che nelle piante, diciamo, vicine, diciamo nel raggio di 5-6 metri, il danno su quelle piante aumenta, perché l'insetto arriva, si arresta, magari non va dentro, si arresta nelle vicinanze, ecco, diciamo, della trappola, non sempre entra. Perciò, diciamo, questo può essere un aspetto importante, soprattutto in caso di infestazione, bisogna stare attenti proprio nelle zone, diciamo, oltre a guardare la trappola, guardare anche nelle vicinanze, perché sicuramente in quella zona l'insetto viene attirato. Perciò io vado preparato, poi sono qui per le domande, diciamo, perché è pericoloso? È una specie molto prolifica, abbiamo visto le colture principali, ma va su oltre 350 specie di piante, molto prolifica, molto mobile, elevata capacità riproduttiva, come abbiamo visto, generazioni sovrapposte, cioè abbiamo due generazioni che si sovrappongono,
gli individui possono vivere diversi mesi e in questi mesi possono deporre, abbiamo visto ogni 5-6 giorni, ogni settimana, un'ovatura, perciò per molti per un paio di mesi, perciò diciamo molto longevi, possono vivere anche 300 giorni. È dannoso in ogni stadio, chiaramente tranne le uova, e attratto dai frutti. Cioè, diciamo, le piante che hanno frutti o semi, vengono attirate. Se non li hanno, piante prive di frutti, non ci va. L'insetto è attirato dai frutti. E il rapporto danno è elevato. Cioè, diciamo, nel senso che anche pochi insetti possono fare un danno elevato. Ecco, io niente, ho finito... questa presentazione breve, mini, e se ci sono domande, comunque sono, anche se siete, sono qui, ecco, sono, diciamo, per rispondere. Grazie, è molto efficace anche questa, naturalmente, noi speriamo di non vederla. Esatto. Qualche segnalazione, però, so c'è forse sulle zone litoranee qualcosa? Sì, sì, mi sa proprio Arturo, mi sa che l'ha segnalato nel metapontino, ci sì, sta sì. Qualcosa, sì. Dove c'è il pesco bisogna stare molto, soprattutto dove c'è il pesco, insomma. Sì, credo che siano state segnalazioni, però non tanto di danni quanto di sporadica presenza. Sì, certo. Non so se ci sono delle domande su questo. Se no te ne farei una forse un po' ingenua, anzi due. Per la trasformazione questi prodotti non sono buoni. Neanche, diciamo, da destinare alla trasformazione, il pero per esempio, la pera. Sì, trasformazioni che sì, sono, scusa. All'industria. Ah, diciamo, cioè queste... Per il purè, insomma, per... Allora, diciamo, hanno avuto molti... Allora, se è molto infestato, penso che se è molto colpito non lo vuole neanche l'industria. È una pera molto... Parlo di pero, di pera. Se molto colpita non mi hanno, adesso qui vado un po' così a memoria, molte volte i danni si sono visti anche in frigo conservazione, cioè frutti apparentemente sani, cioè soprattutto se fatte le pitture alla fine, no, che non si vedono quelle deformazioni, verso la raccolta sono state fatte le punture, magari la frutta sembra apparentemente sana, messa in magazzino, poi una volta tolta dalle celle, problemi di marcescenza, marciumi, molto importanti. Perciò, diciamo, il danno si prolunga anche in conservazione. Perciò sono prodotti che poi hanno difficoltà a essere comunque conservati, lavorati, e il danno può essere molto forte. E un'altra domanda, quindi non avendolo noi, ci conviene insomma provare a mettere le trappole? E se sono efficaci queste trappole, sono specifiche per questa cimice? Allora, diciamo così, per il monitoraggio, sì, sono, diciamo, non sono proprio specifiche, perché ci potrebbe andare anche in un'altra cimice, ma vabbè, perché è un feromone di un... sono trappole di origine americane queste, praticamente sono tutte di produzione americana, importate qui da noi, e il feromone è un feromone di una specie che hanno loro, che adesso non mi ricordo più il nome, proprio non è, però attira anche questa. Devo dire, per il monitoraggio hanno un senso, per l'agricoltore noi abbiamo avuto difficoltà a utilizzare queste trappole per dare delle informazioni, sì, abbiamo fatto dei piani di monitoraggio quando l'insetto non era particolarmente diffuso e ci sono servite per questo. Poi noi adesso l'insetto ce l'abbiamo e ce lo teniamo, speriamo di risolverlo con il discorso degli insetti utili, con la lotta biologica. Però diciamo per l'agricoltore per segnalarla, cioè, questi dati sono difficili da interpretare, perché poi non è il sato tende a aggregarsi, però in primavera tende ad andare sulla vegetazione, perciò sì, arriva sulle trappole ma va anche in giro, perciò insomma è un dato questo che sempre, perciò catturano pochi in primavera e molti in autunno. Però in autunno ormai ci interessa un po' meno. Però per noi che dobbiamo... Per il monitoraggio sì.
per vedere quando arriva, diciamo, se arriva, speriamo di no. Ecco, per noi sarebbe utile tenerlo tutto l'anno fino all'autunno per capire se in quel territorio la presenza c'è. Perciò quello penso direi di sì, ecco, per il monitoraggio sì. Forse sono più utili a voi che a noi, ecco, insomma. A questo punto. Grazie, magari se toglie la condivisione dello schermo, così vediamo se ci sono delle domande, delle osservazioni, non so se Fabio vuole introdurre qualche altro elemento o se ci sono comunque delle domande. Se no, siamo a mezzogiorno e quindi se non ci sono domande vogliamo terminare, intanto aspettiamo la presentazione di Mauro che poi la condividiamo. Benissimo, avete la mail sulla, in condivisione mia e quindi potete richiederla. Allora, davvero molto interessante. Allora, vedo un momento una domanda qui, se c'è, vediamo se c'è, no, scusate, c'era una domanda che però non riesco, ok, vediamo, no, va bene, niente come domanda, allora io direi che... Le domande me le puoi anche girare. Benissimo. Grazie di tutto, grazie ai nostri agricoltori che sono stati, imprenditori che sono stati con noi, speriamo insomma in un futuro di poterci, di poter migliorare senz'altro la nostra situazione. Grazie a tutti, grazie al dottor Boselli naturalmente che ha dato il suo tempo prezioso, la sua preziosa professionalità. Grazie di tutti. Anche per me. E ci vediamo presto su questo schermo. Grazie a tutti, arrivederci, grazie. Arrivederci.